partiamo dalle sensazioni di quella corsa irrefrenabile sotto la Sud dopo aver segnato dall'altra porta al 92esimo, bello, no? Diciamo che tutte le energie sono spuntate fuori proprio lì, dai. Ma sono contento per la vittoria, è importantissima perché dovevamo rifarci dalla sconfitta di mercoledì, quindi tre punti fondamentali. Non era facile oggi contro un Catanzaro che è venuto qui a chiudersi in difesa dal primo minuto. Ma nessuna partita è facile. Quindi sappiamo di incontrare domenica dopo domenica squadre attrezzate che ci daranno fastidio sempre, però dobbiamo stare attenti e consapevoli delle nostre capacità. Oggi la Juventus ha avuto un po' di difficoltà anche a giocare sulle fasce, soprattutto sul lato tuo si è giocato poco, però alla fine poi ecco, è arrivata la zampata, si è fatto trovare al posto giusto, al momento giusto. Sì, dai, diciamo che sulla mia fascia ho giocato poco, ci hanno chiuso bene, però l'importante è che abbiamo vinto e questo è quello che conta. Un gol da rapace il tuo, perché in effetti sarà l'unica occasione avuta dalle parti del portiere Catanzaro. Sì. Diciamo che sapevamo di attaccare il portiere, ogni qualvolta battevamo la punizione, dovevamo andare sulla respinta e tutto, quindi siamo stati bravi a crederci fino alla fine e a trovare questo gol. Quattro traverse in due partite, non è semplice giocare anche contro il Legno? Lo so, dobbiamo un po'... come dire, allargare le porte, no, scherzo, dimostriamo comunque di avere degli attaccanti fortissimi e costruire tutte queste palle gol è importante per dare sempre un segnale, certo andassero dentro sarebbe ancora meglio, però entreranno. Prima o poi verranno giù. Francesco, una dedica particolare per questo gol? Ma la mia ragazza e la mia famiglia che mi stanno sempre vicini e quindi va a loro il gol. Può essere Nicastro l'arma in più della Juve Stabia nel girone di ritorno, dato che gran parte di quella di andata l'hai saltato per infortunio? Me lo auguro, perché lavoro per dare una mano in più alla mia squadra ed essere pronto ogni qualvolta scendo in campo, quindi mi auguro di poter dare una grossa mano da quella fine. Ora si va a Matera, con quale spirito? Quello che abbiamo avuto sempre, consapevoli delle nostre forze, sapendo di incontrare un'altra squadra è difficile, però noi siamo la Juve Stabia, quindi devono essere loro a avere paura di noi.